Oggi devo fare la gara di ginnastica artistica. Non sto bene. Ho la febbre, mi sa. Oh, mi dispiace un sacco di non vedere Giada alla sua prima gara. Entra dentro. E ma come mai la porta era già aperta? Non ho dovuto fare neanche... Oh, oddio! È entrato qualcuno in casa, amicetti. Oh, dai. No. È sparito mio figlio. Non so dove sia. Allora, 1, 2, 3, ruota, poi verticale, io non la so fare, poi... Giada, il body, dobbiamo metterlo, è tantissimo! Ragazzi, amicetti, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi è una giornata veramente importante perché... Dormiti, mamma, devo fare le nuove. Sì, ho capito, Giada, ma spiega che cosa dobbiamo fare oggi. Oggi devo fare la gara di ginnastica artistica. Esatto, stiamo andando alla gara e ovviamente vi faremo vedere come andrà questa benedetta gara. Certo. E questo è il body che dovrà indossare, però lo indosseremo là. Giada, papà ci sta aspettando in macchina. Dai. Chiamo Riccardo. Ricky, ciao amicetti. Dai, dai, muoviti, vieni giù, dai. Che succede? Non sto bene. Come non stai bene? Oh, ho capito, mi però non ho messo la cuffia per terra in ogni caso. Ho la febbre, mi sa. Ho tutto il naso tappato. Ma sei bollente! Senti, annusa. Che schifo, Riccardo, dai, vai a dormire, vai su a dormire. Sì. Non mi spiace, non riesco a venire oggi, scusa, Giada. No, non fa niente, riposati, riprenditi, eh. Vale, uffa. Mi dispiace, Giada, vabbè. Comunque, noi siamo in mega ritardo. Prendi la giacca, andiamo, papà, andiamo. Io non senza giacca. Le giacche, io prendo le giacche, tu io senza dire in macchina. Va bene, eccomi. Oddio, tutto, il body, le giacche, la borsa, si spero di avere tutto. Ma cosa la... Giada, dai. In macchina. C'ho anche un po' di fit allo stomaco. Non so se supererò la notte. Vado a dormire. Aia. Mi dispiace un sacco di non vedere Giada alla sua prima gara. Vabbè, adesso mi stendo e buonanotte. Amicetti, ci siamo in macchina. Giada ha la sua bella coda, l'abbiamo fatta qui in macchina, è stupenda, non trovate anche voi che è stupenda? Giada, sei emozionata per la gara? E speriamo di arrivare in tempo perché siamo un po' in ritardo e Giada mi vuole uccidere. Comunque sarà una gara stupenda, ne sono sicura, sarò bravissima, vero amore? Dai! Ragazzi, siamo arrivati alla palestra e Giada tra un pochino inizierà la sua gara, quindi siamo emozionatissimi. A tra poco. Ragazzi, non sono riuscita a riprenderlo, ma Giada in questo esercizio ha preso 12. Non so se è buono o no, perché è la prima gara a cui partecipo. Ve lo farò sapere. Ragazzi, è finita la gara, Giada è stata bravissima, ci siamo emozionati un sacco e ora andiamo a casa. Sono troppo emozionata, non vedo l'ora di farvi vedere la medaglia e il premio che le hanno dato. Ciao! Ok, dai Giada, entra dentro. Ma come mai la porta era già aperta? Non ho dovuto fare neanche... Oh, oddio! Oh mio Dio! Oddio, Giada!
Fermiamo. C'è nessuno! Ricky! Credo che puoi entrare. Che c'è ancora? Dobbiamo chiamare papà. Dio. Tu stammi vicina perché potrebbero ancora essere in casa. Sto chiamando i carabinieri! Papà, che mi ha rubato tutto. Oddio, non so cosa fare, amicetti. Secondo voi... Ma Riccardo, Giada, Ricky, dove sei? Proviamo a salire a vedere. Giada, devi stare dietro. Potrebbero essere ancora in casa. Papà, siamo armati! E abbiamo chiamato i carabinieri! Amore, stai tranquilla. Ricky! Oddio, ho paura. Accendiamo tutte le luci perché io almeno sto più tranquilla. Accendiamo anche quella di camera di Ricky. Ricky! Perché? Oddio, sono entrati anche di qua, ma Ricky non c'è. Ok, andiamo a vedere di là. Apriamo la tua camera. Piano, piano! Oh, no! I portafogli! Non ti preoccupare! I portafogli! Dove ce l'avevi? Ma magari da qualche parte! No, ce l'avevo qui dietro! Oddio. Aspetta, aspetta, dobbiamo trovare Riccardo e sentire tuo padre. Andiamo giù. Ricky! Forse è il caso di chiamare anche i carabinieri. Sento suo papà per prima cosa. Dario! Dario, torna subito a casa! È successo un macello qua! Sono entrati i ladri! Hanno rubato un sacco di cose! Adesso non so dirti cosa perché non sono... Non ho ancora guardato! Ma Ricky è sparito! Sì! Adesso chiamo i carabinieri, ok? Ah già! È vero, le telecamere! Sì, adesso le guardiamo subito! Oddio, Giada è disperata! La sua stanza devi vedere! Non so cosa hanno rubato, non lo so! Ok! Ricky, sei giù! Oddio! Hanno preso la televisione! Grazie a Dio quella non sono riuscita a staccarla! È tutto... No, guardate la cucina! Oddio! Oddio! Allora, il papà mi ha ricordato che abbiamo le telecamere! Possiamo... No, pure quello! Oddio. Ok, quindi qui hanno rubato tutto, tutta la TV! Le cuffie! Ok, chiamo prima il carabiniere e poi controlliamo le telecamere. La TV! Non c'è, lo so! Sto chiamando i carabinieri, zitto un attimo. Sì, salve, buonasera! Senta, siamo in via... No, sì, avremo bisogno di aiuto, non so, io in questi casi non mi è mai successo. Ci sono entrati in casa delle persone, ci hanno derubati, hanno messo a soqquadro tutto. Non so in quanti erano, comunque abbiamo le telecamere, tra un pochino adesso le guardiamo e capiamo che cosa hanno rubato. Perché c'è tutto a soqquadro, non so. Sì, ok, sì, mi tranquillizzo, va bene. Ok, oltretutto è sparito mio figlio, non so dove sia. Ok, venite presto, va bene, vi stiamo aspettando. Mio marito sta rientrando, sì, grazie, grazie, vi aspettiamo qua e chiudiamo a chiave. Ok, ok, grazie. I carabinieri stanno arrivando e ora dobbiamo trovare Riccardo. Giada, cerchiamo, allora spostiamoci da qua. Attenta a non farti male. Devo... Oh no, il mio computer era qua. Come facciamo a guardare le telecamere? Il computer di papà. Vediamo se quello c'è. Dove l'aveva nascosto? Qua sopra. Vediamo se è ancora qui. Sì, non se ne è accorto il ladro, ma c'era anche il computer di papà. Ora guardiamo le telecamere. Ok. Oddio. Ragazzi, mi viene da svenire. Dai, dai. Dove sarà Riccardo? Ok. Eccolo. Oh mamma, ha scassinato la porta!
Guarda, qui ci sta rubando la TV! Dobbiamo guardare la telecamera di sopra. Non si vedono le... Ok, nelle camere non abbiamo le telecamere. Ma ce l'abbiamo nel corridoio. Ebi, è entrato in camera tua? E adesso è entrato in camera di Riccardo? Camera di Riccardo? Ed è uscito. Ma Amicetti è uscito senza Riccardo? Forse può essere in camera sua da... Oddio! Che la... Mi stai dicendo che è ancora in camera sua? Corri, corri! Dai, forza! È qui in camera! Oddio, la luce l'ha già accesa! Sotto il letto! Io guardo dentro la luce! Ma non c'è! Oddio, ma chi è che ti ha legato? Ricky! Pura macchia. Oddio. Ma cosa è successo? Sei proprio entrato a mangiare questa, sta! Ricky, dai, svegliati! Chi è stato con Gianni così? No, non lo so, non mi ricordo dai, niente. Siediti, forza! Allora... Sì, non è che ti posso tirare su in piedi, metti un quintale! C'era un tipo incappucciato, mi sembra. Quindi non era un sogno. No, piuttosto era un incubo. Già. Giada. Cos'è successo? Tuo ha preso qualcosa? Dai, sali, mettiti sul letto, tirati su da lì. Ce la faccio. Oddio, si è rubato un sacco di cose, Ricky. In camera tua manca qualcosa? Il mio telefono, il mio computer. Ecco. Oh no. Toglietemi questo scotch, vi prego. Diciamo che ha preso le cose più veloci da prendere e poi è scappato. Dai, Giada, toglimelo, ti prego. Non ce la faccio, sopra di claustrofobia. Senti, mettiti seduto. Devo prendere le forbici, Giada, arrivo, prendo le forbici, arrivo. Eccomi, Ricky. Ecco, liberami. Non tagliarmi la felpa, no, che bellissimo. No, non te la taglio, mamma. Oh, finalmente, libertà. Come stai qualunque tutto tu? Io? No, io bene, penso. Però tutta la nostra roba. La febbre, sì. Beh, quello sì. Ma è il minore dei danni, quello. Che brutta giornata, scusa. Sì. Adesso stiamo aspettando i carabinieri che stanno per arrivare per fare il sopralluogo. Anzi, cameraman, per favore, sono arrivati. Metti giù la telecamera, sono arrivati i carabinieri. La messa, scendiamo tutti. Chi serve? Sì, siamo qui, arriviamo. Grazie, grazie infinite, veramente. Non so cosa avrei potuto fare. Mi raccomando, chiudetevi bene in casa e tra un paio d'ore vi aspetto col marito per fare la denuncia. Va bene, veniamo subito. Ok, appena ci sistemiamo un attimo e veniamo subito in caserma. Ok, grazie di tutto, allora. E qualunque cosa, chiamatemi. Ok, grazie, arrivederci. Salve, Nico. Amicetti, sono appena andati via i carabinieri e... Hanno rubato un sacco di cose. Però non è quello, l'importante è che adesso non so quanto riusciremo a dormire bene in questa casa. Giada è sconvolta. Amore, vieni qua. Vieni dalla mamma. Ricky si è spaventato tantissimo e questa notte credo che dormiremo, non lo so, in un hotel o qualcosa del genere. Di sicuro non dormiremo in questa casa e domani mattina con calma metteremo tutto in ordine, ok amore? Ricky, dai, andiamo che... Oddio.
Oddio, poverino, anche Ricky che ha pure la febbre. Amicetti, iscrivetevi al canale, lasciateci un like e sosteneteci, perché questa volta siamo davvero sconvolti e ci dispiace di non avervi fatto un po' ridere, ma in questo momento anche noi non riusciamo a ridere, vero Giada? Ok, comunque, Giada amore, a te hanno rubato il portafogli, chi se ne frega, il tablet, sono tutte cose che si ricomprano. Gli oggetti, chi se ne frega, l'importante è che Riccardo stia bene, i gatti li abbiamo visti, stanno bene entrambi e che non sia successo niente di brutto. Grazie di cuore a tutti voi amicetti che ci seguite, un bacione e dai, andiamo, aspettiamo papà e andiamo via di qui. Ok.